Ciao, oggi vi mostro finalmente come realizzare le mie Happy Family. È un progetto interamente craft online ed è uno dei miei progetti più richiesti in assoluto e voglio condividerlo con voi. Allora, le Happy Family generalmente sono delle famigliole composte dalla mamma, dal papà, che ora lo realizziamo, da bambina e bambino. È chiaro che ognuno farà in base ai componenti della propria famiglia e i personaggi naturalmente sono solo a titolo simbolico. Quello che si può, diciamo, restare un po' più vicini alla realtà della propria famiglia possono essere le tinte dei capelli, tutto qua. Le bimbe sono sempre fatte così, i maschietti così, le mamme così e papà adesso li vedremo. Tutto parte da mezze sfere di legno. Io uso da 4 cm per mamma e papà, da 3 cm per i bimbi e alle volte trovo anche delle mezze sfere più piccole per fare magari bambini più piccoli come questo. Tutte sono naturalmente dipinte con acrilico rosa. Partiamo dalla mamma. Allora, i capelli sono praticamente realizzati con questo materiale che è un tubolare al cui interno c'è un'altra ulteriore spighetta. Quando io tiro questa spighettina, il mio tubolare si arriccia, la parte superiore si arriccia, vedete, in questo modo qua. Io ne utilizzo sempre molto, naturalmente, perché ne faccio molte. Allora, partendo dalla mamma, io arriccio un tratto di questo tubolare. Non posso darvi delle misure perché è molto personale, nel senso che ognuno arriccia come vuole, perciò è difficilissimo dare delle misure. Prendetene un paio di metri, dovreste riuscire a fare abbastanza progetti. Allora, metto un goccino di colla sul retro della mia sfera, appoggio il tubolare, questa parte la taglio dopo io di solito, e aiutandomi con la colla faccio un po' uno zig zag. Altrettanto quando vado a mettere i capelli, non faccio una unica striscia ma accompagno pieghettando un pochino i capelli. Questo perché questa mezza sfera è piuttosto grossa, quindi se io faccio un'unica striscia il personaggio sembra un pochino pelato e non è bello. Vado a finire praticamente in corrispondenza della parte dietro. Adesso vi faccio vedere perché si vede meglio sul retro. Allora, sono arrivata qui, più o meno vedete che sono arrivata come quando sono partita. Giro dietro, goccio di colla, accompagno dietro il mio spighetta ricciata, tubolare, quello che è, taglio via e questa è la frangia. Così si fanno i papà generalmente. Alle mamme io ho previsto due piccoli chignon che si fanno in questo modo qua. Utilizzo sempre lo stesso materiale, sempre la mia spighetta, sempre arricciata. Vi mostro il procedimento perché è un pochino più complesso. Allora, via sempre questa parte che tengo, comunque non si butta via niente. Goccio di colla, piego su se stesso, serve anche per bloccare, e faccio un altro giro. Così. Adesso praticamente vengono lavorati come dei gomitoli, così è avvolto su se stesso. Metto un goccino di colla qui e passo sopra l'altro. E metto un goccino di colla sotto. Apro un po' perché mi serve tagliare adesso. Ecco. Questo sarebbe il mio chignon. Sporco di un goccio di colla, prendo la mia bambolina, l'appoggio e schiaccio. Colla ce ne vuole sempre poca. L'unico inconveniente è con le spighette di colore scuro perché si vede la colla. Quindi state sempre molto attente quando andate a fare questi lavori ad utilizzare poca colla. Vi mostro anche l'altro. Allora, sporco un pochino di colla, avvolgo su se stesso lungo la ricciatura, così. È a occhio, non ci sono misure, più ne fate e meglio verranno fuori.
Questo in realtà vale per tutti i lavori. Giro su se stesso, faccio un po' di colla, goccino di colla lì e lo chiudo. Io direi che di tutto questo lavoro, questo è il passaggio, quello un pochino più complicato. Tutto il resto è molto semplice. E appoggio. Se avete anche delle superfici, dei materiali, possono essere anche tipo le tovagliette da prima colazione, quelle plastificate, sopra cui appoggiarvi per vedere bene il risultato, andate anche meglio. Ecco. Poi, se nel lavoro, come in questo caso mio, si dovesse vedere un pochino di colla, facciamo altro che mettere sopra un fiocchetto, molto semplice. Mamma è fatta, il papà lo facciamo immediatamente. Lo facciamo moro il papà. Prendiamo sempre questo interno, arricciamo. Sempre un po' a occhio. E il procedimento è lo stesso, quindi vado sul retro, appoggio la spighetta, io la chiamo spighetta, così faccio uno zigzag e comincio a piegare i capelli. Così sono arrivata e mi giro dietro. Ecco qua. Colla faccio sempre a tempo ad aggiungerne in qualsiasi momento. Mamma e papà. Ora facciamo il maschietto. Al maschietto io avevo già fatto il visetto solo per motivi di tempo. Per il maschietto utilizziamo l'interno. Questo è l'interno della spighettina, quello che ho scartato all'inizio per arricciare. E creiamo una serie di ciuffi, almeno tre. Quindi un giro su due dita, taglio, prendo un cordino un po' più corto, vabbè anche questo va bene, passo al centro, lo chiudo. Ok, ho l'anellino al centro, apro l'anellino e taglio, e questo è un ciuffo. Un giro su due dita, taglio, chiudo con un nodo i due capi praticamente della mia asola, così stringo forte e apro l'anello che si è creato. Due. 1, taglio, anche i pezzettini più piccoli quindi di questo interno vanno tenuti perché possono servire per legare i nostri anelli. Ok, adesso prendo queste ciocche, le chiudo, le tengo ben strette, metto un goccio di colla sul nodo e vado a puntare sulla testa del mio bimbo. Una centrale, tengo ben stretto, l'altra la metto di lato vicino al nodo, ok, e la terza. Poi quando io ho finito, pezzettino per pezzettino accorcio i capelli, se no sembra un rasta. Se avete dei fili rasta vanno benissimo, lunghi così. Accorcio prima un po', poi me lo guardo, poi se voglio lo accorcio un po' più davanti. Fate un po' le parrucchiere ad occhio e levo via tutti questi pezzi. Ecco, più o meno questo è il bimbo. Adesso facciamo la bambina, che essendo figlia della mamma avrà i capelli del colore di quelli della mamma. Quindi il lavoro è sempre
questo, e cioè tiro via una parte del centro, ecco qua, prendo un po' di più perché anche qui mi servirà l'interno, adesso vi mostro. Il lavoro da fare qui invece, essendo una pallina, una mezza sfera un po' più piccola, questa volta sì, posso sempre partire dal dietro, ok, e questo è l'inizio per tutti, ok, sul retro, però questa volta posso fare un unico tratto perché non ha spessore troppo grande questa pallina, quindi va bene così, sempre dietro il taglio finale. Questo mi serve adesso, perfetto. Questa è la bimba che ha due codine e naturalmente faccio lo stesso lavoro che ho fatto col maschietto, quindi 1, 2, taglio e chiudo il centro col pezzetto che ho avanzato prima dalla mamma. Non mi sono scappati, ecco qua, quelli avanzati dalla mamma li uso per tagliare, per chiudere, cioè 1, apro, chiudo su se stesso come ho fatto col maschietto, punto di colla e li punto sulla testina della bimba, 1 e l'altro codino, 1 e 2. Chiudo il centro. Ok, bello stretto così non si apre. Chiudo su se stesso, punto di colla e lo punto sulla bimba. Quando sono arrivato a questo, questa penna gel è perfetta per il legno. Io faccio sempre prima due ovali o due cerchi, quello che voglio fare come espressione, poi faccio sempre in tempo ad allargarli, me li giro anche dalla parte opposta in modo che siano, possa vederli da tutte le angolazioni, quindi ok, questo è più piccolo, questo dobbiamo ingrandirlo un pochettino, si vede. E adesso le ciglia, allora la mamma con le due ciglia, un trattino, un pallino, un trattino, un pallino e due pallini sopra. Aspettate che le faccio perfetti, là, ok. Il papà avrà comunque i suoi due occhi, anche lui molto grandi. Il bimbo li vedete già, ho fatto due pallini e basta. No, ok. E due. Per chi è bravo può utilizzare tranquillamente anche dell'acrilico nero. Se fate prima il cerchio, il tratto, l'ovale, quello che è, potete anche riempirlo con dell'acrilico nero. L'effetto è lo stesso. Perfetto. Papà senza ciglia. Un pallino. E invece le bimbe di solito le faccio con gli occhietti chiusi. Allora io mi metto un puntino qua, un puntino qua. Faccio una mezza parentesi, un'altra dall'altra parte, ciglie, così, usando sempre il mio cerchiometro mi scelgo la misura del sorriso. La mamma sempre molto sorridente, così, papà mezzo sorridente, sono più seri, ecco, ok,
Il bimbo lo vedete, mezzo sorriso, la bimba un bel sorriso. La misura che utilizzo per il cerchiometro in realtà è un po' ad occhio. Devo aver usato 18 per la bimba e 26, ma va bene anche il 24 per la mamma e il papà. Adesso procedo con le guance. Le guancine dopo che ho utilizzato la penna gel, perché questo fard, questi fard qua sono un po' oleosi e mi rovinano tutto il lavoro della penna gel se io lo faccio prima, perché vado sopra non scrive o scrive male. Quando ho finito di fare gli occhi utilizzo il solito bullino per fare i punti luce. Allora papà, due grandi, un piccolino e puntini per le guance, ecco, più o meno come il bimbo. La bimba bastano soltanto i pallini per le guance, così, e la mamma facciamo come il papà, magari i grandi sotto e i più piccolini sopra, con una bella guancia. No. Ecco. Questi sono i componenti base di una family. Quando avete preparato tutte le faccine, preparate una superficie, può essere un cuore. Io ora ho questo mezzo, questo cerchio di legno, quindi ho utilizzato, magari l'ho decorato un pochettino, un pezzettino di pizzo, una scritta che poi ho trovato proprio family. E andate ad incollare i vostri personaggi con la colla a caldo sempre. Così, così, li guardate un pochino da parte vostra. Quando avete preparato la composizione, io predispongo sempre per ogni personaggio qualcosa da tenere sotto il collo, perché così sembrano sgozzati. Quindi ho arricciato un pezzettino di pizzo, per esempio, per la mamma, e andrò a incollarlo qui. Per la bimba un paio di fiocchetti rossi, andrò a incollarli lì. Per il papà farò un papillon, vi faccio vedere che ho trovato questa fettuccia di velluto, quindi faccio così, la piego su se stessa, ci metto un goccio di colla all'interno e qua, così lo chiudo un attimo. Con la stessa fettuccia ci taglio a metà, un pezzettino. Incollo qui, può essere anche una cravatta per i papà, se riuscite a farla viene molto carina. Stringo un pochino al centro questo fiocchetto, tutto da tenere stretto con le dita, e faccio passare attorno il pezzettino più piccolo. Faccio un fiocchetto in realtà, però senza avere le due codine, diventa un po' un papillon, vedete, in questa maniera qui. Quindi glielo metterò sotto al papà e al bimbo troverò una campanella, un fiorellino, qualcosa, e poi procedo a mettere decorazioni. Posso avere le scritte, Happy Family o Benvenuti a casa, quello che trovate come scritte. La mamma, posso metterci una coccinella qui. E così la mia Happy Family è finita. Le decorazioni possono essere di qualunque tipo, ci possono, se avete degli animaletti potete trovare dei bottoni a forma di cagnolino, di gattino, potete riempire la vostra family come meglio credete. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, grazie!